Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lui Sport Live Talk. Io sono Claudio Giambene e fra poco avremo con noi una super top athlete, una ciclista eccezionale. Non è ancora una studentessa della LUISS, lo sarà da settembre. Ragazzi, sarà con noi Letizia Paternoster, il volto del ciclismo, ma soprattutto le gambe del ciclismo mondiale, la grande speranza del ciclismo italiano. Doveva essere una delle regine di Tokyo, lo sarà tra poco. Siamo in attesa di collegarci con lei, tra poco la vedremo sicuramente. E intanto vi dico che è una ragazza di 20 anni che ha forse più medaglie d'oro che anni, perché ha vinto tutto quello che si poteva vincere a livello giovanile, ha vinto tutto a livello juniores, ha già vinto su strada, ha vinto per esempio l'anno scorso a Roma. Lei studierà a Roma quando arriverà alla LUISS e studierà qua. Ha vinto in Australia perché lei ha anche il passaporto australiano, ne parleremo di questo. Vedo che c'è già la sua fanpage molto attiva, li saluto, vi ricordo che tra poco oh, Letizia si collegherà con noi. È una ragazza speciale perché spesso, ecco che vediamo Letizia, eccola qua, e siamo in attesa di collegarci con lei. Potrete farle tutte le domande che volete su questo suo periodo di... Eccola qui. Collegarci solo qualche secondo. Ciao a tutti. Ciao Letizia, come stai? Ciao. Molto bene, dai, voi? Bene, dai, ce la caviamo. Siamo tutti in quarantena, tutti ad allenarci a casa in qualche modo. Tu hai, Sì, ho visto che hai già fatto gli addominali in 45 secondi. Quanti ne hai fatti? 46. 46, grandi. Sfidiamo qualcuno a farne più di Letizia, ce lo dirà magari, sicuramente. Dai, però dopo faccio brutta figura. Senti, quante medaglie hai vinto negli ultimi 3 anni? Le hai contate? No, dai, sinceramente no. Sono tantissime, sono No. cinque volte mondiale su pista, ma tu vai più forte su pista o su strada, secondo Ma te? diciamo che adesso mi sono concentrata un po' di più per la strada, per quanto riguarda i giochi olimpici che ci sono, e quindi il mio sogno, il mio obiettivo. E dopodiché mi concentrerò di più sulla strada, però diciamo che faccio entrambe, ecco. Intanto ti manda un grande abbraccio Paolo Del Bene, che è il responsabile dello Grazie. sport a LUISS, che è pronto a accoglierti, perché tu a settembre sarai una della LUISS, giusto? Sì, sono davvero super contenta di questa grandissima opportunità e non vedo l'ora di iniziare, ecco, non vedo proprio l'ora. Questo collegamento con la LUISS, come mai? Ma sono davvero felice di intraprendere questa strada. Ho scelto l'indirizzo di scienze politiche perché comunque lo studio penso che sia qualcosa di davvero importante a livello personale e dopodiché comunque ho l'opportunità di avere aperte tante strade che un domani sarà davvero importante sfruttare, ecco. Perché io ho fatto scienze politiche alla LUISS. Io ho fatto scienze politiche alla LUISS. Una volta ero il playmaker, guarda, della squadra di pallacanestro della LUISS. Com'è grande. Paolo Del Bene era il mio direttore sportivo, però insomma siamo riusciti a fare tutto. Ecco, alla fine sono diventato giornalista. Qualcuno già chiede come concilierai allenamenti con lezioni ed esami. Ma io sono fortunata che avremo dei grandissimi tutor al nostro fianco e comunque una risposta è con l'impegno, con la determinazione, come ogni cosa che si vuole intraprendere, si vuole avere, si vuole e dove si vuole arrivare. Come in tutte le cose ci vuole sacrificio, ci vuole impegno e ci vuole tanta costanza. E questa non mi fa paura e quindi cercherò di metterci tutta me stessa, tutto il mio impegno e penso che in questo modo si possa fare tutto, ecco, niente è impossibile. Ecco, tanto per presentarti a quei due o tre fra tutte le persone che sono collegate adesso, che sono collegate e che non ti conoscono, tu sei una delle regine, si può dire, mondiale dell'inseguimento su pista, giusto?
Sì, non proprio, diciamo non faccio proprio inseguimento, l'ho fatto più da junior, adesso faccio, sì, faccio inseguimento a squadre, ma più che altro Omnium e Madison. Vita, che cosa insegui? Perché Cosa, scusa, ti ho perso un attimo. che cosa insegui nella vita, tu che sei abituata a inseguire in pista? Ma inseguo le emozioni, inseguo la felicità, inseguo il realizzarmi, ecco, soprattutto l'emozione. Quindi diciamo che vivo per provare belle emozioni, grandi emozioni. Quindi è un po' quello che mi spinge a continuare con il mio sport, che mi spinge a iniziare un percorso di studi e che un domani mi vorrò realizzare anche in altro. Vorrei realizzarmi anche con una famiglia, quindi comunque i valori della famiglia sono valori tanto importanti per me. E Di quindi matrimonio vedo che ce ne sono già diverse per te. cosa? Ci sono già diverse proposte di matrimonio nei commenti. No, per quella ci sarà più avanti, speriamo Ok. domani. Sì. E comunque un desiderio di avere una famiglia, di avere dei figli e di trasmettere tutto quello che i miei genitori hanno trasmesso a me, trasmettergli ai miei futuri figli, e sarà qualcosa di super fantastico, un'emozione unica, ecco. Vuoi salutare la tua fanpage che è sempre attivissima? Sì, sono super attive e le ringrazio tanto e gli do un grande bacio e spero un giorno di incontrarle, Questo ci salutiamo anche noi la fanpage di Letizia. Ecco, tu parlavi dei tuoi genitori, ma la tua storia ciclistica, io so che tu praticamente hai cominciato a pedalare ancora prima che a camminare, praticamente. È Sì, vero? sì, è verissimo, infatti è una cosa che i miei genitori si ricordano con un grande sorriso. E sì, fin da piccolina odiavo camminare, invece adesso è una cosa che mi piace molto, fare passeggiate in montagna, cose così. Però da piccolina mi volevo muovere solo con due ruote sotto al sedere. E quindi ho iniziato subito ad andare in bici, ho tolto a 2 anni e mezzo le rotelle e A quindi2 anni e mezzo. sì, arrivavo gattonando alla bici e poi partivo Spettacolo. con la bici. E Bellissimo. quindi sì, ho sempre avuto un grande amore per le 2 ruote e l'ho portato con me tuttora, ecco. L'inizio della tua carriera agonistica, e uno dice quando è l'inizio della tua carriera agonistica, è a 6 anni in realtà, e tu avevi un idolo che era un amico di tuo padre, che è Maurizio Fondriest, vero? Sì, che è stato poi la persona che mi ha spinto, mi ha aiutato i miei genitori, soprattutto perché loro non erano super convinti di questa scelta nel farmi iniziare a pedalare. E quando Che mia volevano? Che volevano che facessi tuoi? era mia mamma, Danza, mi ha perfino portato dalla dottoressa per farmi dire di iniziare a fare danza, che è un bellissimo sport, che per una bambina era bellissimo, però io non ci stavo, ecco. E quindi quando mi aveva portato mia mamma da piccolina, 5 anni e mezzo, a comprare la bici nel negozio di Maurizio, Kles, e lì ho iniziato a... Lui ha detto a mia mamma, dai, sei così appassionata, falla venire a girare qua al velodromo, falla provare, e quindi a 6 anni ho iniziato, a 6 anni ho fatto la prima garetta. Hai vinto? Però... Hai Sì, vinto la prima gara? l'avevo Subito? vinta. Sì, prima gara l'avevo vinta. E dai, diciamo che il ciclismo mi è sempre riuscito bene, La prima volta che hai preso una bici dal garage di casa, ti sei lanciata in garage e hai rischiato di finire non la carriera, ma proprio la vita lì praticamente. sì, ma non in garage. Sono uscita dal Sì. garage dove mia mamma mi diceva, perché in casa vecchia avevamo un garage grande dove comunque potevi giracchiare con la bicicletta, sai. Però fuori dal garage c'era proprio una strada che veniva giù in discesa e arrivavi in un incrocio a Sì. tre, e dove c'era un muretto proprio dritta alla strada di casa mia. E io là mi sono chiondata giù, non sapevo frenare, mi ero proprio buttata fuori, mi sono stampata sul muro così dritta, mia mamma corsa giù. Ma meno male che non erano arrivate macchine, perché sennò finiva davvero la mia vita. Di arrivare macchine, io so che a novembre, a Ecco, novembre di io l'ho quasi 2019, rischiata.
Ecco, lì invece una macchina è arrivata purtroppo. Lì Dov'eri invece la macchina è esattamente? arrivata, non c'era muretti, ma c'era tanto asfalto. E no, sì, lì ho avuto, ho preso un bello spavento e purtroppo sono cose che capitano in una carriera, però meglio se non capitano, insomma, no? E dai, mi è andata bene col senno del poi e bisogna stare tanto attenti, infatti. Per tutte le persone, insomma, che ci stanno seguendo, vorrei ricordare di stare attenti, di mantenere il metro e mezzo dall'utente debole della strada perché è fondamentale e ne vanno le vite umane, ecco. Mezzo, quindi quando si supera, giusto? Bisogna mantenere un metro e Esatto. mezzo. Ora, questo metro e mezzo lo dobbiamo mantenere anche quando ci incontriamo. Come stai vivendo questo momento di quarantena? Ci chiedevano anche in questo momento una persona che è abituata sempre ad andare fuori, a stare per strada o allenarsi, che non lo può fare adesso. Come fai adesso a mantenere Difficilissimo. anche il tuo tono muscolare, per esempio, a casa? Quella è un po' la cosa principale per noi in questo momento, visto che comunque fondo non ne possiamo fare e quindi chilometri, ore in bici non se ne possono fare e la cosa principale, fondamentale, è quella di poter mantenere la forza. E quindi con dei lavori che il mio preparatore mi dà, li cerco di fare al ciclomulino. E dopodiché io sono fortunata che ho Tecnogym che mi ha fatto una palestra in casa e quindi diciamo che fra quella il ciclomulino e posso fare dei buoni esercizi e dei buoni allenamenti per il mantenimento e anche se si vuole l'aumento della mia forza, ecco, che poi appena ci lasciano liberi e cerco di comunque aumentare anche il mio fondo e quindi la resistenza e Ma la speriamo. prima reazione che hai avuto quando ti hanno detto che Tokyo veniva rimandata, qual è stata? Allora, inizialmente un po' di dispiacere perché comunque, sai, è comunque il sogno di tutti e si vuole provare quell'emozione il prima possibile, l'idea di un percorso olimpico, l'idea dell'adrenalina olimpica. E è qualcosa di fenomenale, quindi pensare di dover comunque aspettare un altro anno è un po' di dispiacere, te lo dà. Dopodiché ho iniziato comunque ad essere anche un po' razionale, a pensare anche comunque ai lati positivi, no? Che è quello che comunque poi in una carriera. Pensare e cercare di vedere i lati positivi ti aiuta a sorpassare determinati ostacoli e determinate cose. E quindi alla fine ci sono anche molti lati positivi, soprattutto comunque per un atleta come me che è molto molto giovane e per tutto il nostro gruppo nazionale che in pista è un gruppo molto giovane e che ha bisogno di girare, ha bisogno di affinare molto bene comunque il quartetto, quindi la specialità gruppo. E visto che abbiamo avuto chiusa la nostra pista per un anno, Quella di e Montichiari, giusto? esatto, è qualcosa, una grande opportunità per tutte noi. Quindi alla fine la vedo come un'opportunità di crescere e di migliorare, quindi di arrivare là con molte più speranze di medaglia olimpica, ecco. Periodo comunque in cui sei ferma, la tua immagine continua a correre perché, per esempio, su Instagram continui a accumulare follower, siamo arrivati oltre i 150.000 e ci chiedeva adesso, riprendo la domanda, Adriana, cosa significa per te, per esempio, essere ambassador di due brand importanti come Technogym e Nike? Perché tu hai 20 anni, ma già sei sponsor di importanti marchi. Che cosa significa per te questo? Ma significa, è sicuramente un grande onore per me poter portare questi marchi con me. E quindi nulla, è un grande onore, mi sento molto fortunata e comunque sono un grande aiuto per me, e visto che comunque avere anche qua la palestra, quindi avere il marchio Technogym come sponsor. E che mi ha fatto anche una palestra, anche in questo momento è stato un aiuto fondamentale per me. E comunque per un'atleta sportiva poter vestire Nike è qualcosa di fantastico.
E quindi comunque voglio dire a tutti che qualunque cosa si desidera, si vuole a tutti i costi, è raggiungibile. Quindi qualunque persona che è collegata in questo momento, qualunque persona che è un essere vivente, ecco, se vuole qualcosa può fare tutto quello che vuole. E se qualcosa hai, lo puoi dare a ogni età, giusto? Assolutamente, non ci sono limiti, non credo ai limiti e quindi questa è una cosa fondamentale che porterò comunque sempre con me. Il ciclismo me l'ha insegnato fortunatamente e la vita anche e quindi mi sento fortunata in questo. Sono d'accordo sul fatto che si può fare tutto a ogni età, perché io per esempio mi sono iscritto alla LUISS a 24 anni. Tu ti iscriverai un po' dopo. So che sono molto contenti anche Renato Di Rocco, che è il presidente della Federazione Ciclismo, che ha spinto anche lui per questo, e Luigi Bielli, che è il direttore tecnico di LUISS Ciclismo e anche il tecnico della nazionale, quindi anche loro hanno spinto per questo. Che cosa ti aspetti tu da questo percorso universitario? Cioè, tu correrai per tanti anni, chissà fino a quando, ma dopo chi vorrai essere? È ancora, diciamo, un sogno su un possibile lavoro, non ce l'ho precisamente. Adesso dico, fin da piccolina, quando chiedevano qual è il tuo sogno, e quindi i bambini, sai, da bambino dici andare sulla luna, non lo so, guidare non lo so cosa. Io dicevo poter diventare un atleta professionista, quindi diventare una professionista. E quindi diciamo è sempre stato questo il mio sogno principale fin da piccolina e quindi è quello che io ho sempre seguito. Dopodiché ho tantissime altre passioni, mi piace e una cosa che un domani continuerò a fare sarà rimanere nel mondo del ciclismo perché, e comunque nel mondo dello sport, perché lo sport è quello che mi fa sentire viva, è quello che è quella cosa che mi fa provare emozioni tutti i giorni e sono proprio un amante dello sport, al di là del ciclismo, al di là della bici. A proposito di amante dello sport, ci arriva questa domanda. Ti hanno mai affascinato le classiche del nord? Pur Molto. essendo più una da pista, ecco. Sì, ma appunto come dicevo prima, non mi reputo solo una pista, faccio anche ciclismo su strada, però appunto ho dovuto non metterlo al primo posto in questo momento, perché appunto ho il sogno olimpico che è quello di poter fare le Olimpiadi e questo in pista. Ma una volta disputata, speriamo, l'Olimpiade, mi vorrò dedicare al 100% al ciclismo su strada. E l'anno scorso ho avuto la possibilità di poter correre qualche classica del nord e ho fatto una Gardner Wevelgem, ho fatto qualche classica ed è stata una grande emozione poterla fare. Sono corse che mi piacciono molto e che sono spettacolari sia da vedere ma soprattutto da fare. Sono molto dure ma allo stesso tempo sono super affascinanti. C'è la testa mentre sei in mezzo al fango, magari, perché poi c'è Al anche freddo, un'epica nel che altro? ciclismo, al freddo, al fango. Cioè, che rapporto hai tu con la fatica e col fango? A me piace far fatica, a me l'idea di essere là, tenere duro, soffrire, a me è una cosa che molti non capiscono, ma a me piace proprio far fatica in bicicletta. E dove invece magari soffrire il freddo è già un altro tipo di fatica che non amo fare, ma che comunque bisogna fare. Hai talmente tanta adrenalina in gara, comunque hai talmente tanto il pensiero fisso sul tuo lavoro, su quello che devi fare, che alla fine non pensi neanche tanto al freddo, a quello che sta succedendo intorno, ecco. C'era un ciclista del team Lewis, Nick Strano, che ci chiedeva, cioè, soprattutto penso che fosse anche riferito a se stesso, perché vuole magari emularti in qualcosa, e quindi dice: quante volte a settimana ti alleni e per quanto tempo? Cioè, qual è la tua preparazione tipo? Non in questo momento, ovviamente, in cui sei ferma. Vabbè, allora, in questo momento io più di un'ora e mezza di ciclomulino non lo faccio mai al giorno e non faccio le doppie sedute,
ma faccio quell'ora e mezza, la faccio di molta qualità e dove cerco di fare tanta forza comunque, quindi i lavori che appunto il mio preparatore mi dà. E dopodiché faccio palestra, quindi anche là stimolo la forza in palestra. E dopo, quando ci lasceranno liberi, sarà là l'ora di fare le ore, ma farle adesso sul ciclomulino non ha proprio senso. E dove invece prima che ci rinchiudessero dentro qua, dipende, le ore in bici sono diverse da giorno a giorno. E c'è il giorno in cui faccio tanta qualità, ma quindi poca quantità, e dei giorni invece dove faccio più quantità e meno qualità. Certo. E fino ad oggi non sono mai stata una di quelle che fa tantissime ore in bici, ma anche perché appunto per la pista non mi sono mai servite. Diciamo che su strada andavo un po' di. Sì, nelle corse più lunghe le soffrivo, ma perché chiaramente non ho mai allenato tanto la distanza a casa, quindi nella distanza un po'. Ce l'hai dei modelli di riferimento? Perché io avevo letto che nel 2010, quando eri proprio una ragazzina, ti alzavi per vedere i mondiali in Australia alle 5 di mattina, e in quei mondiali correva anche Rossella Callovi, no? Ancora, giusto? Che è una tua conterranea, che Sì. anche le hai mandato la sfida degli addominali proprio, mi sembra, se Esattamente, non sì. sbaglio, giusto? Sì, quando ero Ecco. piccolina era un po' la mia idola di casa, no? Perché Sì. lei vive anche lei in Val di Non e in Trentino, e quindi lei aveva vinto il mondiale su strada da junior in quell'anno e quindi era andata alla sua festa e così. E dopodiché un mio grande idolo è sempre stata Marianne Vos e Giorgia Bronzini, che appunto. Ricordando proprio là in Australia, aveva vinto Giorgia Bronzini, che ad oggi è il mio allenatore, tra l'altro, è uno dei miei due DS della Trek Segafredo. E quindi loro sono sempre state un po' le mie idole, Lo maschile invece, so che tu per esempio avevi una devozione quasi per Scarponi, che ti ha fatto piangere una volta davanti al televisore, ho sì, quella letto. volta al Giro d'Italia dove aveva vinto la Cima Coppi e poi per far vincere la maglietta, per far prendere la maglia a Vincenzo Nibali, si era fermato, mi ricordo, stava andando a vincere la tappa, ma si era fermato e l'aveva aspettato e là infatti in quella tappa poi Vincenzo aveva preso la maglia e ricordo quella corsa che mi aveva emozionato tantissimo da vedere. E ecco, purtroppo lui è stato una grande vittima della strada e sì, Certo. mi viene ancora la pelle d'oca pensarci a quel giorno che avevo letto la notizia, Ne parli purtroppo. mai di lui e di quell'episodio con Vincenzo Nibali, che è tuo compagno di scuderia di base con la Ma Trek? con Vincenzo non ho parlato di lui, anche perché comunque non mi sembra. Insomma, sai, loro erano grandi amici e quindi non mi sento in dovere, insomma, di toccare certi argomenti, ecco, con lui. Però c'è tanto rispetto e si ricorda sempre con grande amore, ecco. Ti chiede Simone se hai dei talenti particolari, qualche talento bizzarro, qualche curiosità particolare, perché noi ti vediamo sempre perfetta su Instagram, per esempio, sempre un volto copertina. Se hai qualche talento bizzarro che non conosciamo e che vuoi far Ma conoscere oggi ai tuoi followers? a me piace molto la cucina, ecco. E mamma e nonna sono sempre state delle grandi appassionate. Mamma e nonna nonna cucinava perché purtroppo l'ha persa l'anno scorso. E mamma cucinano in una maniera troppo, troppo buona, ecco. E quindi mi hanno trasmesso anche a me questa passione. Ho imparato molte ricette da loro. E Tipo, quindi dimmene una. cosa? Dimmene una, per esempio. Lo strudel di mele, tanti dolci, le torte, le Sì. sacher, beh, anche cucina comunque pasti, pasta alla carbonara, i canederli. Dai, cioè, mi piace cucinare molte ricette e adesso vivo qua da sole, quindi non mi ci metto neanche tanto perché meglio di no, insomma, meglio mantenere un attimo un filo di linea, ecco, soprattutto in questo momento che siamo
siamo fermi, però quando sono a casa o quando comunque ho ospiti e cose così, mi piace cucinare, ecco. Senti, ma una curiosità che ho, perché tu sei, si vede anche dai commenti, continua a dirti sempre "That's so beautiful", sottolineano molto anche questo tuo lato estetico. Io so che hai sempre preferito i tacchi alle sneakers, sostanzialmente, fuori dalla pista. Ma un po' ti pesa questo continuo, diciamo, questa tendenza sull'estetica che c'è anche su di te, cioè questo continuare a parlare anche solo di quello tante volte. Ma non penso di comunque far parlare di me solo per l'estetica, ecco, perché quante ragazze belle ci sono nel mondo, ecco. Sì. E poi io sono sempre stata me stessa, insomma, mi piace, sono contenta che comunque le persone mi apprezzano, È ecco. una cosa bella, chiaramente, Nessuno, direi. cioè, a nessuno dispiace sentirsi dire sei bella o cose così. Però mi sento anche di poter trasmettere altro, ecco, quindi anche grazie al mio sport, grazie comunque a quello che i miei sogni e come li inseguo e quindi trasmetto me stessa in toto anche sui social e sono contenta che alle persone arriva e che le persone mi seguono anche per questo. E quindi C'è una ragazza che, non per mi esempio, pesa, ecco. no, per esempio, so che ti truccavi prima delle gare, ti vedevano un po' come una marziana, e ora invece si truccano tutte, è vero? Sì, ricordo ai proprio i primi tempi, si sentiva un po' parlare, sai, ma perché ti trucchi, ma cosa fai a truccata? Dove poi le stesse persone comunque ad oggi sono le prime a truccarsi, ecco, anche prima delle gare. E quindi dai, meglio così è nel senso, però è una cosa che io ho sempre fatto fin da piccolina, fino a quando andavo a scuola. Appunto, da piccola lo facevo quando dovevo andare giù dalla nonna e lo faccio anche adesso prima di andare in bici. Ma tu Quindi lo sai qual è la tua prima foto del profilo Instagram? Se scorri indietro, qual è? no, Ah, nemmeno perché guardare. me lo sono andato a rivedere, no? Sono andato a Cos'è? rivedere, no? Perché a me Dai. incuriosisce sempre, no? Quando una persona ha un boom Adesso si è messo social sul come il tuo. tavolo, quindi voglio sapere qual è. Però devi sapere che la tua prima foto su Instagram, in realtà, me lo sono segnato, è del 1º agosto 2013. Secondo te che foto è? Una foto a scuola o una foto in bici? Ma in bici sicuramente, no? A Brava, è scuola? sul podio! È sul Ah, podio! Sul podio immaginavo. il 1º posto. Ho detto emozioni, vedi? Quindi Ecco. perché anche a 14 Forse so anni qual la è, bici un era il primo campionato posto. italiano? Può darsi, Bravissima, siamo bravissima. allora. Campionati italiani su pista. Sì, su Instagram mi sono iscritta non subitissimo, ecco. Il primo canale che usavo era Facebook. Dopodiché, sì, mi ero iscritta. È vero, mi ricordo. Ti Ah, ricordi? belle, sì, belle emozioni. E immagino che anche lei era truccata. Esattamente, sempre, ovvio. Senti, ma so che tu, per esempio, quando eri una studente al liceo, cioè scusa, ragioneria, avevi fatto una tesina sull'infanzia, mi sbaglio? Ma tu come fai a sapere tutte queste cose? Io mi sono Non è che io me documentato. le ricordo. Ma è vero o no? Dimmi se è vero o no. No, no, è vero, è vero. È L'avevo vero. fatto. Quanto c'è di fanciullesco ancora nel tuo modo di correre? C'è tanto di fanciullesco e diciamo che un po' questo lato spero di non perderlo mai, e quindi un po' anche il mio essere molto, molto, fra virgolette, non infantile, ma molto alla mano, molto spensierata, e quello che un po' mi fa vivere tante emozioni ad oggi, ecco. Ecco, ma che ti scrivono su Instagram? Perché io immagino, cioè io ho 2700 followers, ogni tanto qualcuno mi scrive, però solitamente sono 3-4 messaggi, no? Tu quanti ne hai? Quanti messaggi ricevi al giorno? Come fai a scremare anche e a rispondere un po'? Questo è purtroppo non tante volte molti messaggi mi sfuggono, ma è inevitabile che succeda questo. E infatti mi dispiace molto che sia così, perché magari può anche sembrare che non voglio rispondere, però quando posso cerco di rispondere alle persone che mi fanno domande, che
Mi piace quando comunque le persone mi chiedono come arrivare a fare certe cose, come si confrontano e quello che posso cerco di rispondere, ecco. Però appunto è impossibile poterlo fare a tutti, ma quando ci riesco lo faccio e mi fa molto piacere anche scambiare due parole, due opinioni con le persone che mi seguono. Domanda, che io non sono specifico del ciclismo, che cosa vuol dire appunto, i tuoi watt in FTP? No, ancora no, non li so, me l'hanno chiesto spesso, ma di preciso non lo so, è un po' che non faccio dei test. In questo momento, quindi chiaramente. Senti, ma io ti voglio fare la prima domanda che mi viene, no, su questo è: ma perché scegliere il ciclismo prima di tutto? Cioè, come viene una bambina di 6 anni scegliere il ciclismo e perché tenerlo sempre? O se hai mai avuto anche un dubbio, per esempio, sul fare altri sport, che ne so, pallavolo, so che anche il Trentino è importante. Ma guarda, allora, dubbi di cambiare sport, di non portare avanti questo sport, dico la verità, sono proprio onesta, non ne ho mai avuti. Anche quando magari, non so, per qualunque motivo mi era stato detto mollo il ciclismo, cioè, per me era tragedia. E Chi te quindi, l'aveva detto? no, ricordo quando mi avevano operata al ginocchio, ho avuto un'operazione quando ero un po' piccola al ginocchio. E mi hanno detto: guarda, forse è meglio che lasci stare un attimo la bici, e io la l'avevo presa come un dramma. E per me la cosa che mi dà più emozione, che mi fa, che è proprio la cosa più bella che c'ho nella mia vita. E quindi il pensiero di doverla mollare non mi è mai venuta, ecco. E dopodiché comunque ho avuto momenti di difficoltà dove comunque vedevo tutto nero, dove pensavo di non poter diventare qualcuno, che magari il ciclismo non potesse essere un domani il mio lavoro. E questi momenti li ho avuti, sì, ma ho cercato di superarli come penso tutte le persone cercano di superare i momenti difficili nella vita, ecco, ci sono ben cose più dure e ardue da superare, penso, nella vita, e questa è stata, insomma, una sciocchezza, ma che comunque l'ho vissuta anch'io, sai, comunque un po' con tanta ingenuità, un po' anche piccolina, l'ho vissuta un po' come un piccolo dramma, ecco. Che qua vedevo, visto che ti riferivi alle difficoltà, alle cose difficili, le cose più ardue, qual è la tua salita preferita? Ne Esattamente. ho molte. Diciamo che quella che mi piace un po' più di tutti, ce l'ho qua vicino a casa, è quella di Tenno, e Sì. hai tutta vista su Riva del Garda, ecco, Riva del Garda, Lago di Garda. E quindi, però in Trentino, io vivo in Trentino e devo dire che salite, posti fantastici, panorami incredibili, ne ho in ogni dove, ecco. Certo, ma ti ricordi Quindi sarei quella fortunata a vivere qua. gara in cui hai battuto gli uomini? C'era Ah, una sì. bella vittoria ad ala, ci segnalavano Sì, un tempo, purtroppo, ero. mi scuso, non ricordo chi è il nome, però. Ero esordiente primo o secondo anno, sai che non mi ricordo? E li avevo battuti in volata, avevo fatto la volata di gruppo e avevo vinto con i maschietti, sì, quell'anno sì. Però sì, dai, è stata una cosa incredibile. Ancora lo ricordo comunque quella giornata, sì. Stato Cosa bello, si eh? pensa? Cioè, che cosa pensa un ciclista in volata? Perché noi vediamo tutte queste ruote lì, io sono un profano della bicicletta, vediamo tutte quelle ruote vicine, che cosa dice la testa in volata? Ma diciamo che vista da fuori è un po' diverso, perché da fuori magari vedi cose che in gara non vedi, quindi hai molta più paura, molta più adrenalina a vederlo da fuori. Là dentro, là per là, ti sembra di far tutto con molta spontaneità, che tutto sia molto normale, e hai tanta adrenalina, voglia di vincere, quindi hai un'adrenalina bomba, ecco, ti batte il cuore forte, ti senti forte in quel momento. E Sai chi è quindi. lui? Gianni Mura, Sì, sì, uno sì, dei più sì. grandi giornalisti italiani, Italiani, sì. scomparso 2 settimane fa. Nell'ultima edizione dei 100 nomi che lui regalava sempre a dicembre, ti aveva messo nei 100 nomi dicendo:
8:30, Letizia Paternoster va forte ovunque. Ma tu senti di andare veramente forte ovunque? Quale pensi che sia il tuo punto di forza e quale pensi che sia invece il tuo tallone d'Achille? Ma io mi sento ancora molto giovane nel poter dire sono questo o non sono questo. Certo è che comunque sicuramente mi sento di avere un punto di forza, quindi mi sento molto più veloce, ecco, che una da salite lunghe. Però diciamo che fino ad ora anche in salite non troppo lunghe sono sempre riuscita a tenere abbastanza bene, ecco. Dopodiché nelle crono corte riesco a dire la mia anche là, e crono più lunghe un po' meno. E dopodiché non saprei dire ancora altro, perché comunque ho da sviluppare ancora tante cose nel mio fisico, e quindi ancora non saprei dire, ecco, non so ancora bene quali possono essere i miei limiti più o meno. A proposito di limiti o meno, di passi futuri, Paolo Del Bene ci scrive: siamo molto contento che sarai nostra studentessa atleta, ma la gioia più grande sarà vederti laureata. E si firma Paolo Del Bene. Sarebbe una gioia grande anche per me, credimi. Sarà, sarà, io sono sicuro che sarà. Speriamo, io ci proverò con tutta me stessa nel poter realizzare quest'altro grande sogno che ho, e vi ringrazio tanto per darmi questa opportunità. Ma stai già studicchiando un po' in questi giorni? Sì, qualcosa sto studicchiando, anche perché comunque poi in casa cerco di sfruttare al meglio il tempo che ho, dove magari prima allenandomi di più e stando tanto, tanto in giro, insomma, non ho avuto questa possibilità. Quindi adesso che ho tutto questo tempo lo cerco di sfruttare al meglio, ecco. Certo, assolutamente. Ricordo a tutti i followers, sia a Letizia Paternoster fanpage, che vedo sempre molto attivi, a tutti gli altri, che questa diretta sarà sia visibile nelle storie di Sport Luis e sia sul canale YouTube di Sport Luis, quindi non vi perderete niente sicuramente, però state intanto con noi, certamente. Senti, ma sempre Gianni Mura una volta chiese a Pantani: ma tu perché vai così forte in salita? E lui disse: per abbreviare l'agonia. Fondamentalmente, è una frase in cui ti rivedi? Molto, no, è chiaramente salita, ma in qualunque campo che sia salita, pianura, dove spingi forte, soffri, fai fatica, e quindi immagino lui in certe imprese che ha fatto, in certe salite che ha fatto, immagino quanta agonia ha subito, e quindi è vero, più vai ecco, forte, sì, prima arrivi, prima arriva la discesa e prima puoi respirare. E quindi, certo, è una cosa che penso ogni ciclista si rivede in questa frase. Ma è vero che all'elementare avevi una maestra che non voleva che facessi sport? Perché la Luis vuole che tu faccia sport e che studi al massimo. È vero che avevi una maestra all'elementare che non voleva che facessi sport? Più che non voleva, era un po' contraria, sì, nel farmi fare questo sport, sì. Purtroppo non lo ricordo con molta simpatia, però sì. Uno dei volti e dei personaggi di punta dello sport nostro. Hai anche sentito in questi giorni il presidente Malagò, per esempio, per lo spostamento, è stata contattata da lui, so che lui sta chiamando tutti in questi giorni per fare da psicologo. L'ho sentito con tanto piacere e mi ha fatto davvero piacere sentirlo, e so che sta bene anche lui, è chiuso in casa come tutti noi. E però lui crede tanto nel nostro movimento, e dai, ci ha dato anche lui un bel pizzico di morale che non ci fa mai male, che comunque avere il suo appoggio in toto è una bella cosa. Letizia, anche mercoledì, perché mercoledì, quindi tra 2 giorni, sarà ospite di questo stesso format a mezzogiorno.
ti potrai collegare con noi, lo dico anche a tutti, perché a mezzogiorno avremo ospite Giovanni Malagò, parleremo anche di te, ovviamente. Ti ho perso per un po', scusa. Ecco, ripeto questo perché Giovanni Malagò tra 2 giorni, quindi mercoledì, sarà ospite nostro qui al Lui Sport Live Talk. Quindi ti invito a seguire quella diretta, magari a fargli anche qualche domanda, quello che vuoi, insomma, La seguirò sicuramente. con molto piacere. Certo. Senti, ma è vero che tuo padre ha fatto già le Olimpiadi in passato? No, 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 no. No, quello non è vero, mi segnalavano questo. No, Che cosa fa? né mia mamma né mio papà hanno mai fatto, praticato sport a livello agonistico. Sono io la prima di famiglia. E mio nonno faceva ciclismo, ma faceva calcio e ciclismo, ma però era un'altra epoca, ecco. E lo faceva molto a livello, fra virgolette, amatoriale. Però se no non ho mai avuto nessuno in famiglia che ha fatto sport a livello agonistico, anche perché mio papà, vabbè, lui era australiano e quindi faceva calcio quando era in Australia. E quando si sono spostati qua in Italia e avevano campagna, tanta campagna, perché appunto in Val di Non, come sappiamo, è un po' la valle delle mele, no? E quindi doveva andare spesso aiutare, spesso sempre, aiutare mio nonno in campagna, e quindi non ha mai avuto l'opportunità di poter fare sport. Però è sempre stato un grande appassionato, gli è sempre piaciuto il ciclismo da seguire, e da piccolino era amico di Maurizio Fondres e quindi seguiva le sue gare, era nel suo fans club, quindi quando anche Maurizio aveva vinto il campionato del mondo, mio papà era in bus, che erano andati a vederlo, a tifarlo. Ci chiedono se lo senti ancora, Maurizio, quindi penso di sì, Sì, sicuramente. assolutamente. Sono in contatto con lui, mi scrive sempre, è una grandissima persona e che anche a livello umano ha sempre speso delle bellissime parole che mi hanno aiutato molto nel corso della mia piccola e ancora giovane carriera. Nel ciclismo spesso succedono cose strane. Io ho questo libro, no? Che se non so se hai letto, si chiama Senza freni, le cose più pazze della storia del ciclismo. Qual è la cosa più pazza che ti è successa in bicicletta? La cosa più pazza, oddio, sai che non saprei cosa risponderti. La gara, c'è cioè, un esempio. Per esempio, una cosa stranissima che ti è successa in bici una volta, qualche volta, anche allenandosi. Ma no, tipo cose un po' spiacevoli, un po' improvvise, sì. Per esempio, ricordo il primo anno quando ero elite, professionista, e non mi ero mai fermata, siccome che no, prima della categoria elite le corse erano abbastanza brevi, e lì ero proprio una classica in nord alla Gambe Velgen, e io non, mi scappava da morire, quindi dovevo andare in bagno, e un gruppetto di ragazzi si era fermato per appunto fare i bisogni. E quindi mi fermo anch'io, però mancavano 9 km al primo muro. Io sapevo come dovevo togliermi velocemente così i vestiti, poi avevo la radiolina, tutti i fili incastrati. Queste ragazze fanno insomma pipì e partono, e io rimango lì così a guardarmi in giro, non sapevo, dovevo passare l'ammiraglio, dovevo ancora iniziare, poi ho iniziato a agitarmi. No, è stata una. Tipo, vedevo che passava una delle ultime ammiraglie, ho detto qua è meglio che io riparto in 0-2. E quindi mi ricordo l'ha fatta, perché poi non avevo neanche avvisato l'ammiraglia, non sapevo che dovevo avvisarla, che mi ero fermata, e quindi io ero anche dietro un cespuglietto e nessuno mi vedeva. E quindi Nascosta. sì, è stata là, ho fatto. Perché poi mi sono vista sfumare tutta la gara, perché poi era ancora al primo muro che dovevamo affrontare. E quindi ho rincorso tutte le ammiraglie, l'ho passato, sono entrata in gruppo, proprio sono rientrata al primo muro, e quindi guarda, non ti dico la sofferenza di quella salita, mamma mia, è stato un brutto ricordo, ecco, questa è la Senti, cosa più. questa domanda che ci fa Carlo qua, la prima un po' l'abbiamo detta quando ti vedremo su strada in gara, se ci vuoi dire, e quanto è duro il parquet quando si cade in pista? Quanto è duro, ma soprattutto certi parquet quanto sono pieni di schegge, che quindi
A Roubaix l'anno scorso, 2 anni fa, sì, l'anno scorso, 2 anni fa, prima del campionato del mondo, ero caduta e tra l'altro stavo facendo i 500 metri lanciati, quindi andavo a velocità anche molto, molto elevata. Ho fatto un rettilineo strisciando, avevo schegge ovunque, ma poi mi hanno portato infatti anche all'ospedale, me l'hanno tolta col bisturi una ad una. E avevo Sì. anche una scheggia che praticamente mi trapassava un pezzo così di pelle. Dolorosissimo, mamma mia. Sì, là è bello, bello tosto quel parquet. Senti, la tua... Sì, però sì, dimmi, finisci. Invece l'asfalto è molto duro, non consiglio a nessuno di assaggiarlo. Tanto si dice, Gabriele, se ti ricordi dei due fotografi Ciao che ti seguivano durante le Gabriele, giovanili. certo che mi ricordo e li ricordo anche con tanto, tanto affetto. Spero tutto bene, spero di rivederti presto. Ecco, che ricordi hai di quelle gare? Cioè, di quell'ambiente che c'era, chiedevano anche. Oh, magnifici, che sono stati gli anni più belli fino ad ora che ho passato. Eravamo in gara avversari, fuori dalla gara eravamo davvero, c'era un gruppo di amiche e dove ho fatto tantissime risate, mi sono divertita tantissimo e ho vissuto proprio gli anni da esordiente, da allieva con una gioia infinita, ecco. Salato e crono normali. La tua fanpage mi ripete questa domanda e lo vogliono sapere. Crono normali o crono scalate? Cosa preferisci? Crono normali. Più sono piatte, più mi piacciono. Oh, ecco. No, ma a dire la verità mi piacciono molto di più quelle mosse. E quindi con qualche salitella, qualche strappo breve. E dure ma non troppo, ecco, crono scalata non è tanto nelle mie caratteristiche. Ma senti, ma per la tua autostima c'è stata una volta nel 2017 che sei stata eletta, nominata atleta europea dell'anno a livello giovanile. Mi sbaglio? Nel Sì, tra l'altro 2017? proprio in quella trasferta che eravamo andati dov'è che l'avevamo festeggiata? In Croazia, mi sembra, e mi aveva accompagnato Giovanni Malagò. E Ah. ero andata là con lui, sì, perché era atleta di tutti gli sport, quindi una premiazione del CONI. E sì, e là sono stata nominata atleta, Essere sì. l'atleta europea dell'anno, cioè non solo nel ciclismo, cioè tutti gli Sì, sport. certo, tutti gli Che sport. si prova? Beh, è stata anche là un'emozione grandissima. Sai, è un po' difficile un po' spiegare le emozioni che Sì. ho provato e che si provano da spiegare a voce, sono un po' difficili, molto difficili. E quindi, ecco, mi trovo un po' in difficoltà nel spiegarlo, però è una cosa che consiglio a tutti. È appunto, fra virgolette, la mia droga, quello che mi spinge nel fare questo sport tutt'oggi, ho bisogno di vivere quelle emozioni. Emozioni, ma sentimentalmente, siccome tante persone lo vogliono sapere, so che non sei fidanzata, giusto? Cosa? Non sei fidanzata, giusto? Tutti me lo chiedono, tutti. Perché no, lo E stanno chiedendo tutti e non via, dai, posso ignorare balziamo tutti i questa commenti. domanda. Balziamo questa No, non domanda. ci sono nei commenti, non posso, cioè se non mi continuano a chiedere questa cosa. Non sei fidanzata e chiedono che tipo di uomo potresti Ma io comunque cercare. ti perdo colpi. Non Sì, so se la mia wifi o sei te. Boh, non lo so, io la mia wifi di solito funziona, però forse è il ritorno audio. Ecco, vai, vai, adesso ti sento. Ecco, no, quindi non sei fidanzata, comunque, diciamo questo, il tuo cuore è libero, basta, giusto? Mi senti? Ti sento malissimo. Ok, cambiamo Noi ti domanda, perché vedete. secondo me è la domanda che non va bene. Perché? Noi ti vediamo. Ok. Io ti vedo benissimo. Vai. Ok, quindi abbiamo risposto alla domanda che non sei fidanzata, è ok, perché così abbiamo sistemato questo. Ma senti, ma agli europei di Minsk tu sei stata la portabandiera della delegazione azzurra, giusto, alla fine? Io però Vero? non ti sento. Hai degli auricolari per caso? Sì. Se metti gli auricolari secondo me ci senti Vai, bene. ecco. Vai. Mi senti? Ecco. Sì, ecco. Europei di Minsk, Sì. giusto?
Tu sei stata la portabandiera finale della delegazione italiana, giusto? Sì. A portare la bandiera, perché un giorno magari ci pensi che potrebbe succedere, che ne so, all'Olimpiade a Parigi 2024, per esempio, anche. Vogliamo dare quell'obiettivo? Magari, quello penso che sia il sogno di ogni atleta. E lì, là, quel giorno è stata una cosa fantastica portare la bandiera e quindi rappresentare la mia nazione. Mi ha reso davvero felicissima e è stata un qualcosa di fantastico. Comunque, l'amore che provo per l'Italia, per la mia patria e quanto ne vado fiera e poterla rappresentare là è stato qualcosa di fenomenale. È per te Federica Pellegrini? Cosa? Federica Pellegrini, Federica Pellegrini, chi è per te? È un grande idolo, una grande atleta che stimo davvero tantissimo e ho un po' seguito la sua vita, quindi tante cose che ha passato e proprio è un modello, è un grande modello per me. L'ho sempre stimata tanto e quindi appunto è un grande modello che seguo tuttora. Anche nella cura dell'immagine, del tuo profilo, per esempio. In tutto per tutto, quindi dal suo carattere a come si è creata una vita anche al di fuori del suo sport e quello che ha raggiunto anche nel suo sport, e quindi tutto quello che è diventata, tutto quello che ha fatto, tutte le imprese che ha fatto, e sono qualcosa di grande. Più grande che sogni nella tua carriera sportiva, la vittoria che ti aspetti di più. Beh, una vittoria, una medaglia olimpica è penso il sogno di tutti. Non so se è quasi scontato da dire, ma è un grande sogno che ho e invece anche una maglia iridata su strada, un altro grande sogno. Dipingessero gli altri. Se Cosa? qualcuno parla di te, come vorresti che ti dipingessero? Che dicessero di te? Letizia, eh? Cosa vorresti che dicessero? Ma è un nostro modello da seguire, un po' uno stimolo, una persona che ci ha dato un grande stimolo nella nostra vita. E mi piacerebbe fare del bene alle persone, quindi aiutarle anche a credere nei propri sogni, aiutarle a realizzarsi. E quindi questo mi ripagherebbe tanto. Poter aiutare le persone nella realizzazione dei propri sogni e aiutarle a raggiungere determinati sogni nei quali vivono belle emozioni. Certo, prima ci chiedeva un utente, al di là di tutti i provvedimenti presi e che speriamo si prenderanno, secondo te cosa serve in Italia per la sicurezza di noi ciclisti in strada? Matteo Battistella. Scusa, cosa? Cosa serve per la sicurezza dei ciclisti in strada? Questa è una domanda un po' complessa. Innanzitutto, prima di tutto, la cosa fondamentale è che le persone che guidano le macchine, che guidano appunto i mezzi a motore, e siano consapevoli che l'utente debole che è in strada. E possa essere il proprio figlio, possa essere il proprio padre o comunque chi per essi, ecco. E quindi pensarci su due volte prima di effettuare manovre che non dovrebbero essere fatte. E dopodiché bisogna stare attenti alla guida, non usare comunque i telefonini, rispettare le distanze di sicurezza, quindi anche 1,5 metri dagli utenti deboli della strada. E tutte queste cose che aiutano a non far succedere cose spiacevoli. Senti, la prima cosa che farai finita la quarantena? Riabbracciare i miei genitori, riabbracciare i miei amici e una bella pedalata all'aperto. Dove? Dove andrai? Ma andrò qui sul lago di Garda, farò le mie salite.
mi godrò un po' la natura, tutto quello che mi circonda qua a casa. Senti, ma qual è la musica che ascolti più spesso? Perché io so che sei una che andava una volta a concerti di Vasco anche, giusto? Sì, allora Vasco Rossi e Tiziano Ferro sono due dei miei cantanti preferiti, ma ascolto tanta musica latina e musica latina mi piace tantissimo, mi carica un sacco e dopodiché ascolto un po' di tutto, non ho un qualcosa di preferito, Non ecco. hai la playlist pre-gara. Beh, là ascolto pre-gara, ascolto tanta latina e poi comunque musica che carica, anche musica inglese. La tua Uso, serata fuori ascolto. ideale com'è? Cosa? La tua serata fuori ideale, con chi è? Con le amiche? Dove? Sì, sono una che comunque per quanto, vabbè, quando preparo un obiettivo sto molto focus in quello che devo fare, quindi evito di uscire, evito, però ho anche i miei momenti nei quali mollo un attimo e mi concedo la mia vita da ventenne e quindi Certo. amo stare in compagnia, amo ridere, amo scherzare, amo andare a ballare, mi piace molto ballare con le amiche. E quindi quella è un po' la mia serata ideale, ecco, stare con le persone che amo, ballare, serenità, due risate, un po' di musica, ecco. Senti, ma Luigi Monda dice, siccome i tuoi hanno un'azienda agricola, se non sbaglio un Meleto, tu che Sì. rapporto hai con l'agricoltura? E perché non ha scelto agraria come facoltà, dicono anche? Questo noi, alla Luis non c'è agraria. No, alla Luis non c'è, ma non è proprio una delle mie passioni più grandi. Ecco, quando torno a casa mi piace, soprattutto nel periodo della raccolta, andare a aiutare i miei genitori nei prati, anche se magari tanti non si darebbero, ma mi piace andare. Ma più che altro perché mi riporta un po' alla mia infanzia. Da piccolina, nel periodo della raccolta, andavo sempre con papà nei prati, mi portava con il trattore. E quindi quando torno su è una cosa che mi piace fare, ma appunto perché mi fa rivivere ricordi indimenticabili insieme a papà, alla famiglia, mio fratello. E ho tanti, tanti valori riguardanti la mia famiglia e mi hanno trasmesso tantissime cose. Per me sono una delle cose più importanti che ho nella mia vita e quindi rivivere certe cose che ho vissuto da piccola è bellissimo. Senti, per chiudere, andare in bicicletta è? È una grande emozione, tanta emozione, tanta adrenalina, è tutto, è vita, è salute, è un po' tutto, ecco. E andare a Luis sarà? Sarà una grande rivincita con me stessa e sarà una realizzazione di un grande sogno. Perfetto. Letizia, ti ringraziamo, sei stata gentilissima. Grazie a voi, grazie a voi. Ti invitiamo a seguire il prossimo appuntamento di Lui Sport Live Talk, te lo ricordo, mercoledì a mezzogiorno con Giovanni Malagò, così parleremo anche delle vostre trasferte che avete fatto e delle Olimpiadi che verranno. Lo farò con tanto, tanto volentieri. Grazie mille, è stato un piacere. Ciao Letizia, Ciao, grazie di ciao, buona tutto. serata. Ciao.